Buongiorno ragazzi, bentornati sul mio canale. Questo è figurati, mille ditate. Buongiorno ragazzi, bentornati su Essenze di Alberto. Queste sono recensioni veloci di fragranze veloci e quindi andiamo velocissime a parlare di Dolce & Gabbana, The One Man Intense. Ho sempre fatto una fatica incredibile a ricordarmi e darmi identità a queste fragranze, forse adesso inizierò. Però Dolce & Gabbana The One con il Man Intense mi ha colpito. Sì! Intanto perché viene dichiarato essere un cuoiato aromatico. Usciamo un pochino dal seminato rispetto alle solite fragranze. Particolarità della fragranza, 6. Non ho ancora dato un 6 a nessuno. Questo è il primo, amore. Bravo. È anche presente un naso profumiere che è Jean-Christophe Hérault. Packaging 6, perché è bello, semplice, pulito, anche perché l'ho appena pulito, bello, sì. Persistenza 5, mi aspettavo sinceramente di più. A livello di marketing non ho trovato invece qualcosa molto sulla comunicazione, non reperito. Ho piacevolmente provato questa fragranza, invece questo mi sono sentito abbastanza a mio agio, ve lo devo dire. Quindi sì, un profumo che comunque vi posso consigliare. Se questa recensione vi è stata utile, un pollice alzato e anche sottoscrivetevi al canale, campanellina, Instagram, Facebook e Twitter. Buongiorno ragazzi, bentornati su Essenze di Alberto. Queste sono recensioni veloci di fragranze veloci e quindi andiamo velocissime a parlare di Dolce & Gabbana, The One Man Intense. Ho sempre fatto una fatica incredibile a ricordarmi e a dare un'identità a queste fragranze. Forse adesso inizierò. Però Dolce & Gabbana The One con il Man Intense mi ha colpito. Sì! Perché mi ha colpito? Intanto perché viene dichiarato essere un cuoiato aromatico. E in effetti usciamo un pochino dal seminato rispetto alle solite fragranze. Particolarità della fragranza, 6. Non ho ancora dato un 6 a nessuno. Questo è il primo, amore. Bravo. Packaging, 6. Anche quello, perché è bello. Cioè, bello. Veramente, semplice, pulito. Anche perché l'ho appena pulito. Bello, sì. Persistenza, 5. Mi aspettavo sinceramente di più a livello di persistenza. Però di tutto il test che ho fatto, avete visto, vi ho messo foto su Instagram, di tutte le fragranze novità del gennaio 2020/febbraio, questa comunque, per fortuna, essendo anche un maschile, è durata di più. A livello di marketing non ho trovato invece qualcosa molto sulla comunicazione, quindi diciamo non diamo un voto perché non reperito. Ho piacevolmente provato questa fragranza indossandola e devo dire che mi ha fatto piacere, mentre di solito quando faccio tutti questi test metto la fragranza e dico: ah, ma perché devo andare in giro con un profumo? Che tutti diranno: mamma che profumo che hai, mamma mia che roba. Invece questo mi sono sentito abbastanza a mio agio, ve lo devo dire. Quindi sì, un profumo che comunque vi posso consigliare. È anche presente un naso profumiere che è Jean-Christophe Hérault e che è il naso profumiere di Flora Botanica, Amazing Green, Alien Man e anche alcune della collezione privata Fougère Furieuse. Infatti trovate al termine di questo video altri video in cui vi cito queste fragranze. Se questa recensione vi è stata utile, mettete subito un pollice alzato qua sotto e anche sottoscrivetevi al canale e accendete la campanellina, andate su Instagram, Facebook e Twitter. E rimaniamo sempre in contatto, commentate, lasciate vostre insulti, qualcosa, lasciatemi sotto qualcosa, siamo contenti così. Ciao, alla prossima!